Buonasera da Onda, TG in apertura alla fase 2 per l'economia, per il commercio della città di Sulmona, con il nuovo mercato di Piazza Garibaldi che debutta nella piazza semivuota e una ripartenza tutta in salita. Facciamo il punto nel nostro servizio. 5 ambulanti presenti su 18 aventi diritto, file e misure rispettate, la voglia di ripartire che rimandate ai prossimi giorni, commercianti a posto fisso che alzano la voce, il debutto del nuovo mercato in Piazza Garibaldi è tra luce ed ombra e non lascia soddisfatti tutti gli operatori. È stato un esordio in sordina, fa capire che la ripartenza è tutta in salita. La scarsa presenza degli ambulanti nella giornata di oggi è probabilmente dovuta alla difficoltà di reperire la merce, visto che il mercato settimanale si tiene da secoli a Sulmona nei giorni di mercoledì e sabato, come ha fatto notare la Confesercenti. Domani quindi il numero dei posteggi potrebbe salire. Il mercato è limitato alla vendita di prodotti agroalimentari. Gli esercenti a rotazione occuperanno gli spazi esclusivamente nel plateatico di Piazza Garibaldi nelle mattine di martedì, mercoledì, venerdì e sabato. L'area è perimetrata tramite nastro segnalato dialettico bianco e rosso e comprende una zona d'ingresso, lato scale acquedotto e una di uscita, lato chiesa di San Filippo. Sono posizionati box che ospitano i prodotti agricoli nella zona dove si trova l'uscita del parcheggio di Santa Chiara, quattro box al centro della piazza, mentre quelli per i generi alimentari sono dislocati sul lato farmacia. Sono presenti gli uomini della polizia locale e della protezione civile locale per agevolare i cittadini. Se il rispetto di misure, distanze e protocolli è avvenuto nella piena regolarità, malumori e suggerimenti arrivano da alcuni ambulanti presenti dai commercianti dell'associazione Piazza Garibaldi. Pensavo peggio, perché essendo il primo giorno la gente non lo sa, il mercato è domani, mercoledì, oggi è martedì, però dai, tutto sommato Certo. è andata abbastanza Beh, bene. ci dicono che il martedì si fa difficoltà anche a reperire la merce, no? Per chi è No, noi abituato. siamo produttori, Produttori, quindi per me il certo. problema non c'è, perché io sono, coltivo io, quindi raccolgo il giorno prima e porto. Per me questo problema non esiste. Dopo, per gli altri che si vanno a rifornire, i commercianti, non lo so. Per me non esiste problema, io ho l'azienda mia, Eh beh quindi certo, lei giustamente produce. no, dai, che è abbastanza bene oggi. Pensavo peggio, speriamo in tempi migliori sicuramente. Esatto, Questo è in tempi un migliori po'. Però dai, ci si deve riprenderà come una stare volta. la speranza che tutto va Non è bene. buona la prima. No, no, no. Mi Che dispiace, no. cosa si dovrebbe migliorare secondo lei? No, allora, siccome la piazza è bella grande, forse ci saremmo stati tutti quanti benissimo. Ne siamo 38, quando ne siamo 38. 38, stavamo benissimo tutti quanti. Quindi con fare mercoledì e sabato con 38, Sì, questa sarebbe stata la sua. il mercato, questo è un mercato storico, tutti lo sanno che mercoledì e sabato c'è il mercato, io penso che la gente sarebbe uscita di più, però non fa niente, come prima volta ci accontentiamo la. A noi ci danneggia, come al solito. 4 giorni a settimana non capisco perché devono chiudere la piazza. Altro adesso io vorremmo parlare come associazione Piazza Garibaldi, vorremmo essere informati prima di queste decisioni. Io ho 4-5 dipendenti che prendono lo stipendio. Non so che fine faranno se continuano a fare queste politiche. Suggerite questa modifica, di utilizzare, diciamo, la parte esterna al plateatico per la Certo, sosta. fino a che saranno 6 o 7 banchi, è ovvio che se aumenta il numero dei banchi, insomma, avete visto, la piazza è praticamente vuota, quindi c'è la possibilità di mettere altri banchi. Insomma, bisogna organizzarsi un po' meglio. A rilanciare l'appello è la consigliera comunale Elisabetta Bianchi, secondo la quale l'evidenza porta a ritenere quanto mai necessario riaprire immediatamente la circolazione veicolare sull'anello di Piazza Garibaldi, consentendo provvisoriamente la sosta con sospensione del parcheggio a pagamento nei giorni in cui il mercato limitato ai beni alimentari è stato consentito. A meno che con l'indirizzo politico-amministrativo dato non si desideri approfittare dell'emergenza Covid-19 per soffocare il centro storico e i negozi di prossimità. Non è dello stesso avviso il vice sindaco Marina Bianco, che afferma: gli ambulanti hanno apprezzato i mercatori Sulmona, sostenendo che si è più disciplinato e corretto. Voglio ricordare che questa è una fase sperimentale e temporanea e sicuramente sarà migliorata andando incontro alle esigenze di tutti. Il mercato di un tempo ormai bisogna scordarselo, anche se per ridare vigore a un settore in difficoltà i percorsi e le soluzioni da individuare sono tutte in divenire. Ma che ne dite di questa nuova disposizione? Va bene. Ah, speriamo bene. Ah. No, è esageratamente. Esagerato.
no, perché ci sta quattro bancarelle. Entra una persona alla volta. In piazza quindi una ripartenza debole del mercato, invece in tanti in fila per la visita al caro estinto, e riparte il cimitero, il nostro servizio. In tanti in fila al cimitero per la visita al caro estinto, nel giorno della riapertura si è sentito questo vuoto nel corso della prima fase dell'emergenza coronavirus, tant'è che questa mattina la riapertura dei cancelli del luogo santo si è formata la fila per la preghiera e il gesto di devozione. Tutto si è svolto nel rispetto delle procedure e dei parametri previsti nell'ordinanza sindacale di ieri, che ha consentito al cimitero di riaprire i battenti per la visita ai defunti. Se l'afflusso nella centrale piazza del mercato era a ranghi ridotti, il cimitero invece è ripartito con il grande flusso di visitatori che ha tenuto impegnati il custode e gli addetti ai lavori nel rispetto dell'ingresso contingentato e delle operazioni di controllo. Sarà possibile visitare i cari estinti tutti i giorni, tranne i festivi, dalle 8 alle 14, utilizzando guanti e mascherine di protezione nel rispetto delle vigenti misure di distanziamento sociale. L'ingresso è limitato a 20 persone per volta. La regolamentazione degli ingressi è svolta da personale comunale addetto. L'accesso al cimitero è effettuato in maniera individuale o massimo due persone, se appartenenti allo stesso nucleo familiare. Buona la prima. E ora il punto sui nuovi contagi. Sono 25 nuovi casi in Abruzzo nelle ultime 24 ore, mentre sale il numero dei guariti in Valle Peligna. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Se ieri i contagi erano ridotti al minimo, oggi la curva è salita sensibilmente, portando a 25 il numero dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore. In Abruzzo dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati 3.025 casi positivi al Covid-19, diagnosticati da test eseguiti nei laboratori di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall'Università di Chieti. Rispetto a ieri si registra un aumento di 25 casi su un totale di 822 tamponi analizzati, il 3%. Nella giornata di ieri i positivi erano stati 4 su un totale di 997 tamponi, 0,4%. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 335 pazienti deceduti, purtroppo più 3 rispetto a ieri, e 881 guariti, più 50. I 25 casi di oggi si riferiscono 1 all'ASL Lanciano Vastochieti, 24 all'ASL di Pescara, nessuno all'ASL di Teramo, nessuno all'ASL Avezzano Sulmona L'Aquila. Situazione stabile nell'area Peligno-Sangrina, dove cresce il numero dei guariti, 62 sono i Covid nell'area Peligna, di cui 10 ricoverati ma non in terapia intensiva, 21 in isolamento domiciliare, di cui 3 di altra ASL, 28 guariti e 3 deceduti, 19 invece casi accertati dall'inizio dell'emergenza nell'area Sangrina, di cui 3 restano ricoverati non in terapia intensiva, 7 in isolamento domiciliare, 8 guariti, 1 deceduto. Nelle prossime ore sarà interessante verificare l'impatto dei rientri in regione. In 643 hanno segnalato sul portale della regione il controesodo. Contro il virus ho vinto io, è una storia a lieto fine, quella di Walter, l'agente di polizia penitenziaria guarito da Covid-19, il nostro servizio. Un cuore per manifestare riconoscenza a quanti gli sono stati vicino in questo momento difficile. Un grazie per ripagare effettivo intervento di coloro che si sono prodigati per risolvere le varie problematiche che sono subentrate nell'ultimo mese. È una storia a lieto fine quella di Walter, agente penitenziario in servizio nel carcere di Sulmona, che ha deciso di ringraziare pubblicamente, attraverso un video realizzato per la nostra emittente televisiva, quanti hanno fatto il tifo per la sua guarigione da Covid-19. Noi ci siamo occupati di lui una settimana fa. Walter era risultato positivo al virus lo scorso 4 aprile ma è chiuso in casa dal 27 marzo. Non aveva avvertito nessun sintomo, ma il riscontro scientifico del tampone svolto dopo il primo caso Covid in carcere lo ha costretto all'isolamento domiciliare. Per un mese abbondante ha quindi vissuto con la paura di entrare in contatto con i suoi familiari. Quelle lunghe e terribili giornate le ha passate prettamente lungo il viale di casa per poi rientrare a dormire in uno spazio ricavato all'interno della sua abitazione. Come se non bastasse, ci si è messa di mezzo anche la burocrazia e la carenza di personale dei medici, che hanno fatto slittare lo svolgimento dei tamponi per i pazienti Covid in isolamento domiciliare. Il problema si è risolto solo nelle ultime settimane grazie alla denuncia di Onda TG e del Tribunale della Sanità.
Quando questa mattina mi hanno comunicato che anche il secondo tampone è negativo, ho tirato un sospiro di sollievo. Finalmente è quasi tutto finito, manca solo un'altra settimana di isolamento preventivo. È stato un mese di reclusione, lontano dai miei affetti, dalla vita di tutti i giorni, con svariati disagi e molteplici problematiche. Volevo mostrare la mia vicinanza all'altro collega che si trova ricoverato presso l'ospedale dell'Aquila, augurandogli una pronta guarigione. Ringrazio tutti per l'affetto e la vicinanza dimostrata. Grazie. Walter chiude con un grande grazie, lo scrive a caratteri cubitali su un foglio bianco assieme a un cuore. Sono i piccoli gesti a fare la differenza anche in tempo di emergenza, a dimostrazione che il virus colpisce nella quotidianità. C'è l'ok del Ministero della Sanità per processare i tamponi anche all'ospedale dell'Aquila, mentre arrivano altri test negativi dall'ospedale dell'Annunziata di Sulmona. Facciamo il punto nel nostro servizio. Il Ministero della Sanità ha inserito l'unità operativa Laboratori Analisi dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila nell'elenco dei centri nazionali abilitati alla diagnosi molecolare sui tamponi per il Covid-19. Lo comunica l'assessore alla salute Nicoletta Verì, che ha ricevuto l'ufficializzazione della notizia nella tarda serata di ieri. Con il laboratorio del San Salvatore, diretto dal dottor Giulio Di Michele, sale a 4 il numero dei centri autorizzati in Abruzzo. Sono infatti già attivi i laboratori dell'ospedale di Pescara, dell'Università di Chieti e dell'Istituto Zoofilattico di Teramo. Siamo molto soddisfatti che il Ministero abbia accolto la nostra istanza, commenta la Verì. Il rafforzamento della rete regionale infatti ci consentirà di affrontare in modo ancora più incisivo la battaglia contro il Covid-19. Anche nell'ottica di un possibile ampliamento della platea di popolazione da sottoporre a screening diagnostico. Intanto a Sulmona sono arrivati i risultati di una trentina di tamponi svolti sugli operatori sanitari del pronto soccorso del 118. Si tratta del secondo test per la maggior parte del personale in servizio. I tamponi sono stati effettuati da personale del laboratorio analisi dell'ospedale di Sulmona, come da recente disposizioni della ASL, nella sede dell'ex distretto sanitario occupato ora dal 118. Nei prossimi giorni altri tamponi saranno svolti fino a esaurire la lista degli operatori che devono sottoporsi al test di conferma. Al pre-triaggio resta infine in servizio una sola unità che opera in caso di evenienza. Ci fermiamo per i soliti 4 minuti, a fra poco con le nostre notizie. I giorni non sono tutti uguali. Perché dovrebbero esserlo i tuoi piatti? Con Dual Cook Flex prepari più ricette contemporaneamente con cotture e temperature diverse, dimezzando i tempi in cucina. Samsung Dual Cook Flex, un forno, due porte, infinite possibilità. Cerchi un'auto? Un rivenditore di cui poterti fidare? AutoBM, con oltre 25 anni di esperienza nel settore automobilistico, ti garantisce serietà, professionalità e convenienza. Rivenditore plurimarche usato di qualunque marca e modello. Leader nella vendita su ordinazione di auto di importazione tedesca e non solo. AutoBM è a tua disposizione per trovare l'auto su misura per te. Inoltre, valuta il tuo usato. AutoBM, rivenditore plurimarche Audi, BMW, Mercedes e tutti gli altri marchi. Pratola Peligna, strada statale 17, telefono 0864 27 25 55. Fidati dell'esperienza.
Una storia costruita con impegno e passione. Una lunga tradizione nella lavorazione del marmo e della pietra. Nuova RB Marmi. Da 40 anni lavoriamo marmo e pietra con le tecnologie più avanzate per realizzare opere per abitazioni, arte funeraria, arredi e caminetti su misura. La nostra filosofia, tramandata di padre in figlio, è accontentare tutti i nostri clienti, sia imprese che privati, anche i più esigenti. Nel nostro showroom troverete stufe a pellet ad aria e a legna, caminetti, accessori per il giardino a prezzi super scontati. Nuova RB Marmi, zona industriale Raiano, telefono 0864 72 65 87. Da 40 anni lavoriamo marmi e pietre con impegno e passione. Papà, raccontami di quando in Italia si riscoprì il valore dell'aiutarsi a vicenda. Era il 2020, era un momento difficile. Allora i supermercati Tigre crearono un paniere di prodotti di prima necessità a prezzo di costo. Pasta di semola consiglia grammi 500, 39 centesimi. Latte Bianca Bontà parzialmente scremato litro, 50 centesimi. Farina consiglia 00 un chilo, 45 centesimi. Pacco di zucchero un chilo, 79 centesimi. E tanti altri prodotti a prezzo di costo. Tutto questo per aiutare le famiglie in difficoltà. Dobbiamo reagire con forza e coraggio e farti sentire tutta la nostra vicinanza. Supermercati Tigre di Raiano e Pratola. L'orgoglio di essere italiani. Questo messaggio è rivolto a chi ha le mani in pasta. Demetra Farine seleziona le migliori farine ad uso professionale per panificatori, ristoratori, pizzaioli e pasticceri. Ma non solo, ascolta e si impegna anche a conoscere a fondo il cliente, in modo da potergli offrire le farine più adatte alla sua specifica attività. Con la linea speciale di farine in fibra per pizzerie, vi forniamo anche preziosi consigli tecnici da un qualificato istruttore pizzaiolo. Demetra Farine garantisce forniture costanti tutto l'anno, con consegna a destinazione. Demetra Farine, a Sulmona, statale 17, chilometro 94 75, località Santa Brigida. Per informazioni 0864 43 55 06. Seconda parte di Onda TG e ripartiamo dall'edilizia scolastica alle Capograssi in classe a settembre, mentre per la primaria Masciangeli c'è ancora da aspettare. Facciamo il punto nel nostro servizio. La scuola media Capograssi riaprirà le sue porte nel mese di settembre, la ripresa dell'anno scolastico, mentre per la primaria Masciangeli c'è da aspettare. A fare il punto della situazione sull'edilizia scolastica in città è stato il sindaco Anna Maria Casini in un'intervista rilasciata nei giorni scorsi a Onda TG. Dal post-sisma del 2009 al virus dei nostri giorni le scuole non trovano pace, non solo per colpa di una burocrazia che rallenta i meccanismi e frena gli entusiasmi, ma talvolta anche per una politica che non ha saputo incalzare, accelerare, sciogliere nodi e matasse. Il caso della scuola Masciangeli che è costretta ad aspettare ancora. Ai ricorsi e alla lunga trattativa che avevano portato all'avvio dei lavori nel mese di ottobre, ora ci si è messa di mezzo anche l'emergenza coronavirus a dare l'inaspettato stop. Per la ripresa serve tempo, soprattutto per il reperimento e la consegna dei materiali che subisce un fisiologico ritardo. Si sta comunque lavorando per la conclusione dei lavori entro il prossimo anno scolastico. Anche su questa scuola vediamo la fine, annuncia il sindaco. I tempi dovrebbero essere più celeri per la scuola Capograssi, che ha comunque subito un arresto, ma salvo ritardi dovuti alle lavorazioni e agli acquisti, a settembre potrebbe lasciare l'ex convento di Sant'Antonio, conteso con i ragionieri lo scorso anno, e rientrare nella sede naturale. La riorganizzazione degli spazi sarà oggetto nelle prossime settimane, penso a giugno. Parlavo con l'assessore Zavarella, che sta seguendo da vicino questa attività, anche in relazione con quanto i dirigenti scolastici comunicheranno in base all'affollamento che sarà previsto a scuola, faremo tutte le valutazioni, quindi anche sui MUSP, se sarà il caso o meno di mantenere quella struttura e la Sant'Antonio, perché chiaramente sono risorse che se sarà possibile vorremmo risparmiare per poter utilizzarle in altra direzione, ma chiaramente la priorità è quella di garantire a settembre una riapertura regolare delle attività scolastiche.
Uno stato di avanzamento della procedura si registra anche per i lavori della Scuola Media Serafini, mentre per la Lola di Stefano la commissione deve ancora procedere all'aggiudicazione tra le 6 imprese in corsa. Per la Lombardo Radice è slittato il parziale abbattimento dell'edificio scolastico, ma la Giunta ha approvato la variante allo studio di fattibilità sul primo lotto degli interventi. Situazione surreale per il liceo classico, che resta in attesa del parere formale della sovrintendenza in merito al nuovo progetto presentato. Dopo 11 anni si cerca ancora un piano B. Non è da meno il Delino Morandi, che non è di competenza del Comune, ma comunque una vicenda che anche da Palazzo San Francesco si dovrebbe continuare a seguire, soprattutto per l'individuazione di una nuova sede alternativa per il rientro in città. Insomma, settembre non sarà il mese della gioia per studenti e famiglie sulmonesi. Si tornerà a scuola con tutte le misure anti-Covid e con gran parte degli edifici da rimettere a posto. E noi al rientro in classe a settembre, ma anche sulla sperimentazione della didattica a distanza, dedicheremo la puntata di Pronto 18 in onda questa sera alle 21 su Onda TV, la rubrica del martedì, con gli addetti ai lavori del Polo Scientifico Tecnologico Enrico Fermi. Ma ora torniamo sulle colture distrutte dalla fauna selvatica, perché è stato chiesto un intervento ai parlamentari, il nostro servizio. Un intervento urgente delle istituzioni affinché il problema che annualmente si ripropone sia finalmente risolto, nel rispetto delle stesse specie animali, ma anche nel rispetto pieno dei lavoratori dell'agricoltura e della preservazione dei prodotti, che sono risorsa di primaria importanza per l'agricoltura locale. A chiederlo ai parlamentari è presidente dell'Associazione Rustica, Gentile Franco Volpe, che ha scritto al presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, Filippo Gallinella, sollecitando immediati interventi per tutelare un comparto messo già in ginocchio dall'annata e dall'emergenza. Volpe sottolinea come le incursioni di cinghiali, cervi, caprioli mettano in ginocchio il settore e rimarca anche i numerosi incidenti stradali provocati da impatti fortuiti con quelle specie animali, che comportano ingenti danni a cose e persone. In questo momento di crisi e da un eventuale attacco della cimice asiatica e dalla xylella al nostro patrimonio olivicolo, non ci si può più permettere di continuare a subire danni dalla fauna selvatica per mancanza di un piano nazionale di contenimento di queste specie. Per questo che è stato chiesto al Presidente della Commissione Agricoltura di un suo intervento. E ovviamente anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. Senza musica la vita sarebbe un errore, scriveva nel 1888 Nietzsche. In questa quarantena ascoltarla e ballarla tra le mura di casa è un aiuto, un inno alla libertà. Ed è così che Renatino Di Lisio, nel suo quartiere di via Ettore Troilo, ha coronato il sogno degli abitanti della zona con la movida in terrazza in 3 fasce orarie della giornata. Un appuntamento non solo per mantenere viva la socializzazione del quartiere in un tempo dove il rischio solitudine dietro l'angolo, ma anche per pregare assieme al parroco, padre Alberto Cicone. 40 giorni di musica e preghiera che hanno permesso a Renatino di entrare nel cuore dei suoi coinquilini, con tanto di virgolette. È diventato il figlio, l'amico e fratello di tutti. Ieri, da padre Alberto, ha ricevuto in dono un crocifisso, mentre il quartiere lo ha omaggiato e ringraziato con alcuni striscioni. 2 mesi di emozioni, cioè in questi 2 mesi ho visto tanta gente sui balconi che non ho mai visto prima, cioè è stata una cosa spettacolare e bella. Beh, il pericolo era di vivere in solitudine questa quarantena, tu sei riuscito a rallegrare un po' tutti, no? Sì. Quindi siamo che riscontri stati... hai avuto? Ho avuto tanti riscontri, gente che comunque sia non ho mai conosciuto e l'ho conosciuto attraverso i balconi. Quindi è stato veramente bellissimo. Che cosa ti ha lasciato questa esperienza? Ha lasciato un'esperienza bellissima, perché me stesso dicevo, oddio, che sta succedendo? Invece poi vedevo la gente sui balconi, ragazzi, bambini, urlare il mio nome,
È stata veramente una bellissima esperienza. Diciamo che è nata per gioco, proprio è diventato un impegno, sì. No? Quasi. È nata per gioco e poi alla fine si è rivelata, diciamo, un impegno. Due mesi veramente di fuoco, poi comunque ci sono state le vittime del Covid-19, certo. E abbiamo comunque pregato anche per loro. E noi prima di chiudere con il consueto appuntamento del martedì dell'aforisma del giorno, facciamo il punto su questa fase 2 dell'emergenza sanitaria ed economica nella regione Abruzzo con il presidente Marco Marsiglio, che abbiamo intervistato in collegamento Skype proprio per tracciare un primo bilancio e per affrontare alcune problematiche attuali. Vediamo. La fase 2 nella regione Abruzzo, ne parliamo con il presidente Marco Marsiglio che abbiamo in collegamento Skype. Buon pomeriggio innanzitutto, presidente. Anche a lei buon pomeriggio. Allora, partiamo da questo dato, i 643 che ieri hanno segnalato il rientro presso la regione Abruzzo. Come interpretare questi numeri? Un segnale di responsabilità rispetto alla sua ordinanza o invece potranno incidere nei prossimi giorni? Sicuramente un segnale di responsabilità, abbiamo scelto questa via che è quella di chiedere la collaborazione delle persone, dei nostri figli, dei nostri amici, dei nostri congiunti che sono rimasti bloccati in altre parti d'Italia, principalmente al nord, e che ora stanno rientrando in Abruzzo. E gli abbiamo chiesto e gli chiediamo di segnalare al comune di residenza o di domicilio, insomma, dove vanno a risiedere il loro rientro, di farlo anche al Dipartimento di Prevenzione della ASL e di farlo attraverso il portale della regione, di segnalare la presenza. Come lei ha detto, già ieri circa quasi 700 persone si erano registrate a questo portale, dimostrando quindi che c'è stato raccolto questo appello. E l'appello che io voglio fare anche attraverso la vostra emittente a tutte queste persone è: se volete bene ai vostri cari, se volete bene alla vostra terra, mantenete il distanziamento sociale, portate sempre la mascherina. Gli abbiamo chiesto non di stare in una quarantena stretta, ma di stare 15 giorni con il massimo delle precauzioni, e quindi chi entra dentro una casa dove ci sono altri congiunti, magari i genitori, i nonni, che sono appunto anziani e più fragili e vulnerabili, di proteggerli e di proteggere se stessi per appunto una quindicina di giorni, far misurarsi sempre la temperatura, e la ASL provvederà anche a fare una ricognizione di questa condizione. Diciamo, questo ci serve ad avere un tracciamento, una sorta di censimento, e di non essere presi magari alla sprovvista se dovessero esserci casi di contagio, anche se devo dire queste persone normalmente nella casistica più generale, se sono rimasti bloccati altrove e sono ritornati adesso, vuol dire che non stavano lavorando, sono rimasti bloccati per altre ragioni, principalmente immagino studenti fuori sede che hanno interrotto le università, hanno interrotto le lezioni dal vivo, le possono seguire anche a distanza, ma di fatto sono quasi due mesi, sono praticamente due mesi che non avevano particolari relazioni sociali se non quella di uscire per fare una passeggiata o andare a fare la spesa al supermercato, quindi, come dire, hanno già fatto quattro volte la quarantena. Non ci sembrava necessario infliggere un'ulteriore quarantena all'arrivo, magari anche nei confronti di soggetti che non avrebbero la struttura dove farla. Allora, una fase 2 che ovviamente preoccupa soprattutto per questa emergenza economica, no? Che segue a quella sanitaria, per il settore economico. C'è l'artigianato che continua a chiedere una riapertura anticipata, pensiamo a barbieri, parrucchieri, estetisti, pensiamo anche a bar e ristoranti, ovviamente tenendo conto di tutte le misure e le disposizioni anti-Covid. Sarà possibile una nuova sua ordinanza in senso? Non è percorribile questa ipotesi? Ora, come sapete, per legge, per decreto della Presidenza del Consiglio, le regioni non hanno la possibilità di allentare la presa e di aprire attività che sono esplicitamente vietate. Possiamo regolamentare e normare quello che magari il DPCM non dice o i settori
sui quali dà solo delle indicazioni più generali, come abbiamo fatto per alcune tipologie di attività, ma non possiamo, non abbiamo questo potere. Tuttavia, nel confronto con il governo e insieme a molte altre regioni che hanno sostenuto questa linea, abbiamo ottenuto la disponibilità del governo a rivedere il calendario delle aperture e nei prossimi giorni, anche alla luce dell'andamento epidemiologico, potremo di nuovo confrontarci con il governo e sollecitare questa riapertura anticipata. Noi siamo pronti a farlo, il nostro assessorato alle attività produttive ha anche favorito con le associazioni di categoria del mondo dell'artigianato la stipula di appositi protocolli, in modo da poter garantire il rispetto della sicurezza nel corso della loro attività, e sottoporremo al governo questa proposta, comprensiva di questi protocolli, che noi non abbiamo intenzione di fare una inutile sfida né di farlo per capriccio. Vogliamo però discutere e farci ascoltare dal governo sulle giuste richieste, anche che tengano conto del quadro, insomma, dell'andamento dei contagi dei diversi territori, perché le regioni non sono tutte uguali e questa epidemia, se ha colpito tutta l'Italia, non lo ha fatto in maniera uguale. Un'ultima domanda sulla trattativa per i centri Covid, perché una candidatura sappiamo che è arrivata anche dalla clinica San Raffaele di Sulmona, che era stata interessata da un focolaio, poi è spento, fortunatamente. Qual è l'indirizzo della regione in tal senso? La Regione ha chiesto a tutte le cliniche private convenzionate o accreditate e autorizzate della Regione Abruzzo di dare la propria disponibilità rispetto alla possibilità di ospitare malati Covid o anche malati non Covid. E i malati non Covid servono nel caso per liberare una struttura ospedaliera che magari ha una eccessiva pressione e che deve non ha più spazi o che deve riacquistare funzionalità e quindi ha bisogno di spostare dei malati o viceversa, quindi dovendo accogliere troppi malati Covid deve, diciamo, mettere in sicurezza i malati non infettivi e quindi mandarli altrove. Quindi su questo si è chiesta che disponibilità ci fosse da parte della rete del privato, sempre rispettando il tetto di budget. Non sono soldi in più quelli che si darebbero, ma sarebbero, diciamo, all'interno delle stesse convenzioni oggi funzionanti. Al momento non abbiamo avuto bisogno specifico di questi trasferimenti, e soprattutto non lo abbiamo avuto nel caso della San Raffaele, dove magari non è stata solo fortuna l'aver spento il focolaio, cioè è stato evidentemente il rispetto di una capacità di intervento sia della ASL dell'Aquila sia della clinica stessa, che hanno collaborato con molto senso di responsabilità e molta capacità nell'andare a contenere e confinare questo contagio che è avvenuto all'interno della clinica. Io vi invito sempre a visitare il sito internet della nostra emittente televisiva www.ondatv.tv per restare aggiornati sulle notizie in tempo reale. Ovviamente noi, come ogni martedì, chiudiamo con l'aforisma del giorno, un po' di saggezza popolare dietro le nostre notizie. Vi ricordo alle 21 l'appuntamento settimanale con Pronto 18, si parlerà di didattica a distanza, di fase 2 anche per la scuola con il Polo Scientifico Tecnologico Enrico Fermi, a seguire Diario di Bordo. È davvero tutto per questa edizione. Onda TG torna domani. Grazie per essere rimasti con noi e a tutti. Una buona serata. Buonasera Andrea, buonasera telespettatori di Onda TG. Eccoci con il nostro appuntamento settimanale per quanto riguarda l'aforisma tratto da una notizia del momento o del giorno. La notizia che mi appresto a commentare e che mi ha interessato un po' è quella delle colture agricole distrutte dalla fauna selvatica, la troppa presenza di cinghiali, cervi e caprioli sta arrecando forti danni ai contadini qui della zona e quindi per questo problema il
Il signor Franco Volpe, che è un signore dentro d'acqua, che è il presidente dell'associazione Rustica e Gentile, un'associazione locale, ha scritto a un membro parlamentare, per la precisione, ha scritto al presidente della Commissione dell'Agricoltura della Camera dei Deputati, chiedendo un intervento perché giustamente Franco Volpe è un po' il portavoce di tanti agricoltori e poi anche uno molto attento alle esigenze del territorio. E quindi ha riportato questa diciamo, richiesta di intervento, lui l'ha esternata al presidente della Commissione Agricoltura in Parlamento, chiedendo di provvedere in qualche modo a contenere questo propagarsi di questa fauna selvatica. La quale fauna selvatica non è solamente un problema per le colture, ma è anche un problema per la viabilità, perché ogni tanto siete voi, appunto voi giornalisti, che ci informate di qualche incidente stradale causato da qualche cinghiale, qualche cervo così che attraversa la strada, oppure dovuto proprio alla presenza di questi animali, insomma. E allora cosa succede? Purtroppo dobbiamo dire una cosa. Noi siamo fortunati da un lato e un po' sfortunati dall'altro. La nostra fortuna è quella che nella nostra Valle Peligna convivono legalmente delle zone di rispetto per l'ambiente che forse fanno invidia a molti, che noi siamo le pendici del Parco della Maiella, siamo qui nel parco, nella zona del Monte Genziana, della riserva del Monte Genziana, di Bettorano, siamo qui sotto la riserva di Cavuto, di Ammersa. Diciamo abbiamo delle zone dove c'è appunto un rispetto sia per la flora che per la fauna. Però contemporaneamente il problema opposto qual è? Che in questa zona comunque ci sono delle persone che lavorano la campagna, che traggono il loro reddito dalle colture agricole e queste colture agricole quando vengono distrutte dagli animali, insomma, creano dei danni a delle famiglie, che qua si parla anche della sopravvivenza di nuclei familiari, cioè, se ognuno fa un lavoro ci sarà anche chi fa il contadino. E allora cosa succede? Che purtroppo, in merito al contenimento della fauna selvatica esistono tante leggi, ma in realtà non esiste manco una. Perché? Perché ogni legge è contraddittoria, ci sono le leggi nazionali, ci sono addirittura delle direttive europee, e poi ci sono la legge nazionale che appunto rimanda alla competenza alla regione, alle regioni e a noi. La regione nostra è molto variegata, perché essendo una regione di una orografia molto particolare, la zona interna è tutta montuosa, quindi non è facile trovare spazio sia per le colture che per gli animali. Bisogna veramente giostrare molto. E allora cosa succede? Che chi deve legiferare, oppure chi deve applicare a livello di politica, deve applicare la legge, rimanda sempre a qualcun altro. Si fa un po' uno scaricabarile, no? Quello non è competenza mia, quell'altro sì, ora provvederemo, ora facciamo, ora diciamo. E poi c'è anche il piano faunistico venatorio, che a dire del portavoce dei cinghialai d'Abruzzo, dico nome e cognome, Dino Rossi, che questo cinghialai d'Abruzzo fanno parte 150 squadre di cinghialai, dice che ci sono delle contraddizioni veramente forti per quanto riguarda l'applicazione anche degli abbattimenti selettivi. Cosa succede? Che in mezzo a tutto sto casino, come si usa dire in questo caso, è meglio a fatica che non te paga che a parlare che non te capisci e che non te sente. Tradotto in italiano, è meglio lavorare per chi non ti paga piuttosto che parlare con chi non ti ascolta. E mi riferisco in modo particolare a questi tutti coloro, i contadini, gli enti, i sindaci, che si rivolgono superiormente, che si rivolgono alle istituzioni regionali per avere un aiuto nel contenimento di questa fauna selvatica, alla fine chiedono ma non ottengono nulla. Perché? Mo ci si è messo anche il Covid-19 che ha bloccato ha fermato l'addestramento dei cani, e anche lì l'addestramento dei cani magari era già un deterrente per tenere questi cinghiali fuori dalla zona. Allora cosa succede? Che quello per quello, quell'altro per quell'altro, questi cinghiali stanno in giro. Io mi ricordo che qualche anno fa c'era stato a livello regionale, avevano fatto addirittura delle selezioni,
avevano formato del personale con tanto di corso e di patentino per fare gli abbattimenti selettivi. Cos'erano? Determinati cacciatori o gente comunque esperta di armi erano stati selezionati per ridurre il numero dei cinghiali in giro, dicendo che dovevano abbattere il tale tipo di cinghiale, quindi non il cinghiale femmina che poteva essere incinta, non il maschio riproduttore. Si abbattevano determinati capi di cinghiale per contenere appunto la loro espansione. È durato pochissimo tempo, dopodiché non se ne è parlato più e tutto è rimasto lì, e tutto è morto lì. Oggi come oggi, i cinghiali, ma anche i cervi, i caprioli, ce ne sono una marea in giro. Ma il cinghiale è quello più dannoso perché esce in branchi, di giorno vive negli anfratti dei fiumi, di nascosto, la sera il cinghiale esce, di notte combina i peggiori danni nelle colture, soprattutto nelle colture di mais, nelle colture di grano, nei campi di patate. Il cinghiale è dannosissimo e poi alla fine è anche difficilissimo far riconoscere i danni. Ma il contadino che vive dalla campagna non ha bisogno del risarcimento danni. Quello ha bisogno di campare, quello ha bisogno di vendere il prodotto. Perché non possiamo dire al contadino, va bene, semina tranquillamente, poi fra 3 anni che gli diamo un 30 o 40% del mancato guadagno. Il contadino ha bisogno di vivere, non di essere risarcito. E allora bisogna, cari signori che siete nelle alte sfere della politica, non i sindaci, perché questi poveri sindaci non vogliono fare niente, i sindaci si hanno le mani legate, ma voi che siete a livello regionale, perché la competenza della caccia è della regione, organizzatevi, fate un piano di abbattimento, di contenimento. Se non volete ammazzare gli animali, perché è giusto che non si ammazzano, perché io sono il primo a dire che gli animali vanno ammazzati, ma respingeteli sulle montagne, nei loro habitat naturali, perché l'animale ad astare nelle montagne non può convivere alle porte del paese. Qua ogni mattina vediamo i lupi, gli orsi entro d'acqua, i lupi vicino alla periferia sul molo. Cioè, non si possono vedere gli animali selvatici alle porte della città o dei paesi. Gli animali selvatici devono stare nei loro habitat, nei loro ambienti. E quindi fate qualche cosa, non sta a me decidere cose, che io sono un povero ignorante, io non sono nessuno, io sono un povero cittadino che dice la sua. Ma sta a voi cervelloni, strapagati con i soldi nostri, strapagati, che prendete non si sa quanti mila euro prendete al mese, studiate un qualche cosa per riconfinare questi animali nei loro ambienti e fate sì che questi poveri contadini, che stiamo, che mi ci metto pure io, che stiamo in queste zone di produzione, riusciamo a coltivare qualche cosa e poter guadagnare qualcosa. Io non ci campo con la campagna, assolutamente, ma ci sta che ci campo con la campagna. La campagna ci sta gente che ci vive. Le famiglie intere che ci vivono e facciamo le gambaste per solo. Non è che dobbiamo aspettare che danno che le famose 600 euro che è stato stabilito dal governo. È un contadino, è campo con quello. Quindi, voi che fate le leggi, signori delle alte sfere, ribadisco, signori strapagati che rappresentate il potere, che quando state alle elezioni promettete 50.000 cose, fate un po' più di fatti e non la parola. E quando a voi contadini, mi dispiace, io ho detto prima che è meglio a fare gli acri che non ti paga che a parlare che non ti sente. Mi dispiace dirvelo, ma voi lavorate perché non lo paga, perché il contadino non lo paga nessuno, e in questo caso, nelle vostre rimostranze, state pure a parlare con chi non vi sente, perché a voi a Lucca non vi sente nessuno. Salve a tutti.